Commercianti, consigliere Giarratana, usciti da quest'aula, andiamo a raccontare ai commercianti che siccome qua non si capisce que canne e que pisci, chi vuole fare il vice sindaco che si nasconde dietro l'identità priolese, siccome c'è tutto questo in ballo, uscendo da qui dentro andiamo a dire ai commercianti che non possiamo approvare le somme dedicate a loro, perché qui dentro c'è chi vuole la poltrona e si nasconde, e se fino ad ora ho taciuto perché volevo mantenere un equilibrio in quest'aula, ma non è così, non è così e la verità va detta. Qui c'è chi si nasconde, sta dimostrando questa sera. Qui c'è chi si nasconde di aver chiesto una poltrona e la volontà di fare il vice sindaco, ancora nascondendosi dietro la maglietta di identità priolese, consigliera Valenti. E questa è la verità, non la vuole dire a questo civico consesso, a questa popolazione che ci sente. Non è No, vero. e non è vero, certo che non è vero. Consigliere Piemonte, ma per caso la consigliera le ha chiesto il sostegno numerico del consigliere La Posada per fare vice sindaco? Sì, bene. Non entro nel merito di quello che hanno chiesto i consiglieri di Priolocambio, perché non ci voglio entrare nel merito e perché non è neanche mia intenzione litigare con i consiglieri di Priolocambio, perché faranno le loro scelte. E va bene così. Ma quale mezza verità? E tutte le verità andavano dette in fase di comunicazioni, perché la gente doveva capire. E se oggi noi arrivavamo, scusate, queste variazioni, se il sindaco non avesse tenuto questo atteggiamento di massima diplomazia a copertura di qualcuno, potevano andare anche in porto, ma non perché ce le siamo acchittate, semplicemente perché ci sono servizi essenziali in queste variazioni che non possono ancora continuare ad andare in proroga. Quindi noi ci siamo colpevoli di non portare avanti servizi essenziali per i cittadini, per i giochi di potere di quest'Aula. Abbiamo chiesto il governo tecnico, non lo vuole, ma noi lo abbiamo detto chiaramente. E il sindaco ha detto chiaramente che cosa abbiamo chiesto noi, perché non ha detto quello che hanno chiesto gli altri, perché mi ha messo nelle condizioni di doverlo dire io. Mi dispiace, vuol dire che doveva andare così. Detto questo, chiedendo scusa ancora una volta a lei, all'aula e ai presenti per lo sfogo che ho avuto, ma perdonatemi, lo dovevo fare. E sperando che non debba replicare a qualcuno che continua a mentire, per il momento cedo la parola. E ovviamente il capogruppo, il mio capogruppo, si è espresso dicendo che siamo favorevoli al rinvio delle variazioni quando avremo un sindaco con delle posizioni ferme. Grazie. Procediamo perché siamo in fase di rinvio di votazione, quindi metta a votazione. Procediamo e tagliamo No, Presidente, mi deve concedere una replica, gentilmente perché sono detta anche una bugia, gentilmente. la discussione. Vada. Allora, premesso che comunque a volte, cioè io non avrei mai, non sarei mai arrivata a una caduta di questo stile e alle battute che in ogni caso eventualmente abbiamo potuto fare. Io ricordo, sai, consigliere, quando si parlava di queste cose, lei mi diceva no. Perché è stata lei a suggerire il discorso, no, dobbiamo prenderci tutto, all'in, eventualmente se facciamo l'accordo con Pippo Gianni, quindi Consigliera, capogruppo questa cosa che lei dice. consigliera Valenti e consigliera Allora, Alloraggio. aspetti, di quello che è successo a noi, Ok, non è nemmeno allora, alla siccome cittadinanza vuole. interessa, Benissimo, quindi siccome siamo chiamati adesso, posso quindi finire? risponda Non a mi quello che interessa. deve Allora, dire. E ora almeno mi interrompe, è consigliera strano. Angelo. Allora, mi faccia parlare. Consigliere Consigliere Pennisi, lei resti nel suo Pennisi, posto. è lei pure. Io posso parlare perché sono il Presidente del Consiglio. In replica così come ha fatto parlare gli altri consiglieri. E lei resti al suo posto perché sa rispondere la consigliera Valenti. Quindi già è stato Però, richiamato. Presidente, lei doveva richiamare l'arancio che mi stava interrompendo, anche perché non ho interrotto l'ho l'arancio. richiamato, continui e Ora, vada alla conclusione. detto questo, siccome non mi piace far pervenire questo tipo di discussione alla cittadinanza, la mia richiesta è stata semplicemente una richiesta per far vedere, evidentemente, chi appartiene o meno alla maggioranza del sindaco. Quindi, sto finendo. Quindi, di conseguenza, il fatto di provocare una, cioè, perché queste sono sterili provocazioni, voi capite che non ci posso cascare, anche perché non ho lo stesso stile, mi compete uno stile diverso da persona che giustamente non cade a queste provocazioni.
Detto questo, a me non interessa completamente di fare il vice sindaco, di ricoprire alcune posizioni nella giunta, a meno che non si parli di governo di salute pubblica, ma di governo tecnico. Quindi in teoria dovrebbero esserci dei tecnici che andranno a formare la nuova giunta. Più chiaro di così penso che non possa essere. Detto questo, queste provocazioni capite bene che è semplicemente perché abbiamo finalmente fatto capire chi è con me, il sindaco, e chi invece sta dall'altro lato, perché gli stessi emendamenti non siamo stati informati di eventualmente degli altri emendamenti che sono stati presentati. Quindi su questo veramente mi dispiace, un messaggio nel gruppo che noi abbiamo di identità priolese, l'11 luglio, dove sono state proposte degli emendamenti, ai quali io ho detto sicuramente al consigliere Biamonte, ma che senso ha fare queste proposte quando ancora siamo in un'interlocuzione col sindaco per capire che quale sarà il quadro politico della nostra cittadinanza. Quindi voi capite bene che fino a quando non c'è un quadro politico sereno, così come in ogni governo, ma anche a livello nazionale, se non c'è un governo sereno, tranquillo, con la sua maggioranza, che possa attuare il programma per il quale è stato votato, perché voi avete avuto una maggioranza, cioè voi siete stati votati dalla cittadinanza, avete avuto un mandato, se non avete più questa maggioranza, il problema è solo vostro, non è nostro. E mentre se andate a vedere tutti gli altri consigli precedenti, il consigliere Arancio, il consigliere Biamonte, tutti quanti i consiglieri di identità priolese, abbiamo chiesto le dimissioni di questo sindaco, ne abbiamo chiaramente sottolineato anche in ogni caso l'inadeguatezza. Oggi riscopriamo che questa cosa non è più politica, ma dobbiamo stare attenti alle esigenze della gente. La gente, come hanno detto molti consiglieri, hanno bisogno di un governo sereno che faccia i loro interessi. Se non ce la fanno, si dimettono ed è un'altra partita. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Biamonte. Grazie Presidente. Devo dire che mi sento in forte imbarazzo. Certo, non riesco a capire il motivo per il quale quando prendo il microfono, prima mi capitava dall'altra parte che mi interrompeva l'avvocato Musumeci, ora mi interrompe il consigliere Valenti che ha avuto la possibilità di parlare senza essere interrotta. Per onore della verità, ha fatto un po' di confusione. Perché io non ho presentato nessun emendamento, quindi non si parla di emendamenti ed è una bugia oggettiva e reale e contestuale. Quindi non so di quali emendamenti sta parlando. Mi faccia parlare, perché è così nervosa? Si rilassi, consigliere, si rilassi. Posso, presidente? Può fare, perché io non conosco altri modi, non riesco a urlare. Quindi dicevo, prima bugia. Non abbiamo presentato nessun emendamento. Seconda, di nuovo. Vuole parlare lei? E allora mi faccia parlare. Mi faccia parlare. Prima bugia, non abbiamo presentato nessun emendamento. Seconda bugia di incoerenza, perché quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto sempre. Non è che l'abbiamo fatto solo ora, l'abbiamo fatto sempre. Anche in passato abbiamo avuto la possibilità di dare le nostre proposte, come vede che siamo noi ampiamente democratici, perché amministrare non significa il bonus facciate, no, perché non è per la facciata di casa mia, il bonus psicologo, perché non è per i miei familiari, non significa il bonus casa, perché non è per i miei familiari. Non dobbiamo tutelare nessuna cooperativa, ma le cooperative. Qui non c'è nessun interesse, invece di nascondersi dietro un dito, si cerca di camuffare la realtà e io non volevo entrare in questa discussione che nulla ha a che vedere con i cittadini, ma le cose vanno dette come devono essere dette. Quindi, se dare delle proposte vuol dire essere in maggioranza, ma che ben venga essere in maggioranza, ma io non ho visto mai nessun folle che dà delle proposte e non amministra. Se dobbiamo assumerci la responsabilità, avremmo chiesto di entrare in giunta come l'ha fatto qualcun altro che prima eravamo noi additati per consegnare il paese ad altre persone e l'avrà chiesto. Non si vuole dire, ma che non si dica, ma ognuno la realtà la conosce ed è evidente. Qualche volta entreremo nel merito e mi dispiace perché non riesco a parlare in assenza.
delle persone, se ci fosse stato il sindaco, come ha detto noi, le richieste che gli sono pervenute da parte dei deputati a nome di un gruppo che fa parte di Identità Priolese, l'avrebbe detto anche stasera. Se poi il sindaco vuole venire e smentire ciò che ho detto, vuol dire o ha imbrogliato a me o c'è qualcuno che imbroglia, ma almeno che sia chiaro e che si dica la verità. Quindi c'è un gruppo che ha chiesto un governo tecnico senza la possibilità e ha chiesto anche le dimissioni del sindaco. Certo che qualora non dovesse dimettersi, non è che noi possiamo sparargli, noi non utilizziamo la violenza né verbale e né se nessun altro tipo di violenza. Che venga qui a spiegare quello che ha detto noi, che l'onorevole Carta ha chiesto un assessorato per due membri, il consigliere Valenti e il consigliere Vinnisi. Ma io non è che mi scandalizzo, fa parte della politica questo. Se è vero, è che ben venga, ma non è, ognuno faccia le proprie scelte, ma questa è la realtà. Mi dispiace, no, a me questo l'ha detto l'onorevole Gianni, e io quello questo lo conosco, e conosco perché questo mi è stato riferito dall'onorevole Gianni. Se non è vero, verrà qua e dirà Viamonti ha detto un pugno di bugie. Mi dispiace aver detto questo, proprio perché noi non abbiamo nessun interesse da tutelare oltre quello del cittadino e del paese. Noi abbiamo accettato in maniera positiva la proposta della professoressa Valenti, perché riteniamo che ci fosse un'apertura. Ma io ricordo a tutti che quando io vedo qualcosa che non va, ho presentato gli emendamenti, la possibilità di presentare gli emendamenti è esclusiva competenza di ogni consigliere comunale, che non ha nulla a che vedere con il governo di salute pubblica. Se a me non piacciono le variazioni, presento gli emendamenti. Consigliere Pignisi. Grazie Presidente. Niente, solamente volevo rappresentare al consigliere, volevo dire anzi al consigliere Piemonte, di parlare delle cose che conosce e non delle cose che non conosce o che non sente con le sue orecchie. Detto questo, anziché fare tutte queste pantomime, lei sa cosa avrebbe dovuto fare consigliere Piemonte? Anziché girare oggi qua le frittate, avrebbe dovuto chiamare tutti i miei, sì, lei che fa il capogruppo di Identità Priolese, avrebbe dovuto chiamare tutti i membri di Identità Priolese e raccontare ai priolesi qual è la verità. Ha capito, caro consigliere Piemonte? Quindi, detto questo, la consigliera Valenti è stata chiara. Nell'unico incontro che noi abbiamo avuto come Identità Priolese, tutti e cinque consiglieri comunali, noi abbiamo chiesto, anzi la consigliera Valenti mi vorrebbe aver chiesto, un governo di salute pubblica. Stop. Noi, parlo per me e per la consigliera Valenti, non abbiamo avuto nessun altro tipo di incontro con nessuno. Quindi tenda buona per quello che fa lei, consigliere Piemonte. Grazie consigliere Pignisi. No, basta.